Meghan Markle e il principe Harry hanno deciso di prendere l'opzione nucleare piuttosto che accettare che la famiglia reale non si tratti di pubblicità lucida, accessibile a tutte le aree, secondo un commentatore reale. L'ultima intervista della duchessa del Sussex ha fornito un accenno di ciò che Meghan pensava di essere in grado di fare quando si è unita alla famiglia reale, secondo l'esperta reale Rebecca English. Tuttavia, ha continuato, l'azienda britannica adotta un approccio diverso rispetto allo stile pubblicitario tradizionalmente abbracciato dagli Alisters d'oltre Atlantico. Piuttosto che accettare questo, ha affermato, il duca e la duchessa del Sussex hanno deciso di staccarsi. Parlando del servizio fotografico e della storia di copertina con Meghan pubblicato lunedì dalla rivista New York The Cut, la signora English ha scritto in un editoriale per Mail più, ciò che è così chiaro di questa intervista e dell'elegante servizio fotografico che l'accompagna è che è esattamente quello che Meghan pensava di essere in grado di fare quando si è unita alla famiglia reale. Riferendosi all'infanzia e all'adolescenza della duchessa trascorsi sui set di Hollywood insieme al padre ora separato Thomas Markle Sr., ha continuato, è ciò con cui è cresciuta, aspirava e aveva iniziato ad avere un piccolo assaggio di quando ha incontrato Harry. Non c'è niente di sbagliato in questo, ma questo patinato, accessibile a tutte le aree, che infila un cesto di frutta e verdura coltivata in casa, e un barattolo di marmellata Lily, tra le braccia del tuo intervistatore in stile pubblicitario non è ciò che i nostri tweed in campagna è. Scatole Tupperware nella dispensa si tratta della famiglia reale. Invece di accettarlo, lei con Harry come un co-cospiratore più che volontario ha deciso di prendere l'opzione nucleare. Nell'intervista a The Cut, Meghan tocca una vasta gamma di argomenti, tra cui le ricadute con la famiglia reale, come è sbocciata la sua amicizia con il produttore Tyler Perry ancor prima che si incontrassero di persona, i progetti su cui i Sussex stanno lavorando con Netflix e la vita a Montecito. Stay.